Ciao ragazzi, qua siamo dell'SMT, io sono M, lui S. S. Sempre io, non cambio mai nome, sono sempre io. Neanch'io cambio nome. Davvero? Comunque, T dovrebbe essere al lavoro tra un po' stanco. Però è sempre con noi, con lo spirito. Però oggi non verrà, come al solito. Niente, oggi doppia recensione perché i fucili sono praticamente uguali, ma cambiano in lunghezza. S, ci dica che modelli allora, abbiamo tra le mani. Qua abbiamo entrambi degli insomma fucili APS. La mia è la della serie ASR 111. Invece questa è un SR 110. Oh, perché il 110 è più lungo del 111? Semplicemente perché il 111 è uscito dopo. È più corto adesso. Esattamente così. Comunque, perché questo qua è uscito dopo rispetto a questo. Spieghi qualcosa di questi bellissimi fucili. Allora, diciamo prima di tutto che sono delle repliche full metal, a parte ovviamente la grip del motore e il calcio crane. Ok? Dovrebbe essere pignoli, sono dovrebbe essere alluminio questo. Ah, ok, vabbè, full metal in senso. Vabbè, e tranne ovviamente anche le tacche di mira che sono abbattibili. Okay? Oh, yes sir. Sono bellissime, sono molto simili alle M-Bus. E nella tacca di mira posteriore abbiamo sia il cecchinino grosso che quello piccolo per le distanze. Per il resto sono identiche, non cambiano niente. Mosfet integrato, gearbox di fattura perfetta, denti in metallo, ingranaggi in acciaio. Guarda, per spiegare subito. Lui, fucile completamente originale, giusto? Sì, esatto. Gira con un 11.1. Sì, adesso sto usando un 11.1 che purtroppo ho dovuto prendere un portabatteria in cottura da mettere qua nel calcio, in questo caso, perché sì, era una tripla e non riuscivo a entrare. Abbiamo fatto eventualmente vedere anche che è possibile montare un 11.1 e un portabatteria, sì, sul calcio. Arrivo subito, una 7.4 doppia. Ci entra tranquillamente nel calcio crane. Porta, ci entra benissimo. Allora, questa serie qua della APS è molto particolare perché è scarrellante, ok? Esattamente. Quindi abbiamo un fucile originale che gira con una 7.4 scarrellante. Ecco, vorrei interromperti. Dica tutto. Perché noi abbiamo appena detto che gira con una 11.1. Esattamente, infatti lo volevo arrivare. Ok, arriviamo per lo scarrellamento fino a una 8.4, una 8.6, perché ovviamente quando vi arriverà a casa vi arriverà con una batteria 8.6. 4, 3, 6, 5, vabbè, qualche cazzo, sì, che quella cosa lì. Prezzo cestinato, come sempre. Sì, sì, ovviamente. Poi, ovviamente, lui comunque tu hai usato anche una 9.6 con lo scarrellamento che però dopo La 9.6 la regge per qualche game e dopo un po' la molla che tiene appunto lo scarrellamento cede e si rompe. Addio. Quindi, cosa ho fatto? Siccome io voglio farlo girare un po' veloce sto bambino qua, già ho tenuto la 9.6, io ho tolto dei dentini nella piattina e gli ho tenuto solamente il bolt catch, perché questo modello, come tutti gli altri APS, sono bolt catch. Adesso vabbè, ho una 11.1 per farlo frullare un po' di più. Però comunque già è un fucile che nativamente, originalmente, tiene, regge la 11.1. Questo oggi, invece io ho voluto tenerlo con la 7.4, quindi raffica decisamente più lenta, per tenere appunto lo scarrellamento, che adesso comunque vi faremo vedere appena faremo tipo uno stop qua immediato del video con le magie dell'editing. Adesso faremo vedere che qua dentro ci sarà una batteria che permetterà di far scarrare il fucile, quindi top. E infatti adesso voi non avete notato assolutamente nulla, ma io in realtà ho attaccato una batteria al fucile, ho messo il colpo in singolo sperando che non ci siano i pallini. Perfetto, c'erano le palline dentro, quindi eccoci qua di nuovo senza niente. E adesso vi farò vedere lo scarrellamento. Ah, si vede, mamma mia. E adesso vi farò vedere la raffica, che comunque con una 7.4 si aggira intorno ai 12 colpi al secondo. C'è una raffica molto 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 standard per la 7.4. Invece io farò sentire anche la 11, come gira un fucile con la 11.1, se il nostro caro M ce l'ha attaccato ovviamente. Perché no? Come sempre, sto qua ancora con le magie dell'editing. Qua adesso lo vedrete direttamente tutto la maradana. Ok, eccoci qua di nuovo. Voi no, ovviamente non avete notato assolutamente niente, ma vi farò sentire il stesso fucile con la stessa identica meccanica di questo, che gira con 11.1 senza scarrellamento. Prego. Da notare, fai notare proprio il grilletto, super, super sensibile. Ma perché abbiamo accorciato qua la corsa, abbiamo un po' fognato. Ah, bravo T, bravo T. Ok, vado con la raffica veloce. È un fucile originale che regge la 11.1,
per il costo di circa 220 euro. Sì. Porca puttana. Porca puttana. Bene. Abbiamo per il mio modello, e solo per il mio modello, un angle for grip, possiamo definirla, ok? Una grip. Abbiamo tre slitte, ti danno tre che poi potete posizionare in qualsiasi punto della replica, grazie del frontale di questa replica, grazie alla sua modalità tipo MOE della Matpul, quindi molto molto comodo. Questo frontale è molto diverso rispetto agli altri, si chiama RTS, cioè Rail Transform System. Ah, la stava leggendo. Ah, bastasso maledetto. Certo. Ah, bastasso maledetto. Poi, come ho detto sin dall'inizio, anche all'inizio, abbiamo questi bellissimi mirini che sono abbattibili. Quindi che significa? Abbiamo tacche di mira bianche su entrambi i mirini in modalità pistola. Poi, semplicemente premendo il pulsantino, faccio vedere anche lei col suo. No, vabbè, non c'è bisogno. Abbiamo un mirino che si alza molto alto. Io che utilizzo una maschera comunque a rete, quando appoggio riesco a mirare perfettamente collimabile tramite questa bellissima rotellina a fianco, molto carina e coccolosa, e abbattibile. Quindi abbiamo i bolt catch, un calcio crane molto comodo, e io ho un particolare caricatore, che ovviamente mi sono dimenticato a casa, da 190, comunque metterò la foto adesso qui, da 190 colpi, che è fenomenale, con una gira una volta la rotella ti pesca tutti e 190. Un'altra cosa del frontale, ovviamente è flottante, quello del 110, cioè il mio, è da 13 pollici, il suo è da 10, ok? Detto questo, parliamo un po' più di meccanica, di precisione, eccetera. Ho visto lì. Allora. L'ho spoilerato. Oh. Giustamente, come ha detto S, questi fucili sono estremamente precisi già da fuori scatto. Okay? Out of the box. Esattamente. Abbiamo una canna sempre in acciaio, se non sbaglio, sì. Almeno la mia è uguale. Ok. Un po' pesantina, ma è precisissima. S04 dovrebbe essere addirittura. È precisissima. Ripetiamo, gearbox di boccole da 7 mm, ingranaggi in acciaio, pistone rinforzato e soprattutto la possibilità del cambio molla rapido, cioè senza aprire il gearbox, che è una cosa buona. Oh, okay? È una cosa buona, giusta. La cosa non buona di questi fucili, l'APS, è che sì, puoi tirare via la molla rapidamente, ma devi smontare il tubo del calcio, cioè devi tirare via il tubo del calcio. Merda. Alla fine devi smontarlo tutto il fucile. E un'altra peculiarità è l'hop up, non il gommino, perché il gommino è buono, è il pressore che almeno anche nel tubo. Sì, bravo, bravo. Lo giri tutto, e quasi tutto, tipo 98% va giù. Lo metti al 100% va su, devi metterlo perfettamente al 99,9% e va dritto. Pensare però che io quando va dritto, va dritto. Spara lontanissimo, spara precisissimo, ripetiamo, è un bisturi. Devi trovare il giusto punto. Personalmente sul mio addirittura ho messo anche uno spessore sulla rotina, perché addirittura quando io trovavo la regolazione perfetta, quella era talmente debole che non riuscivo a mantenere la pressione in quel punto lì. Quindi automaticamente ogni colpo lo scalamento faceva fare questo qua, lo fa. E quindi ovviamente dopo tendere più. Vabbè, questo è un difetto del suo modello, cioè non del 110, del suo fucile. Del mio fucile, che poi magari non so. Il mio tiene lì, però non l'ho mai toccato e lì è. Quindi. Allora, per il resto, canna sempre full metal. In questo caso io ho uno spegnifiamma molto particolare. Mi sembra un silenziatore, ma non è un semplice spegnifiamma. È il mio. È abbastanza simile. Però ha dei buchetti un po' più piccoli. Un po' più piccolini. Quindi ora abbiamo da sovrapporre uno sopra l'altro per vedere la leggera differenza. Con calcio uguale, calcio. Abbiamo circa un 15 cm di differenza uno con l'altro. Questa è la versione CQB, possiamo dire. Questa è la versione più da bosco. Bosco, sì. Si può usare anche in CQB, però non è certo. Qual è la vostra scelta? Sì, io lo uso qua sotto. C'è anche l'ultimo mio video al triangolo, il nostro bando di Bel Gioioso. Perfetto. Ora, penso di aver finito di aver tutto qua. L'unica cosa che vorrei dire è che quando vi arriva il 110 a casa non c'è l'Eotech e non c'è la grip. Esatto. Ok? Come ha detto S, ci sono tre slitte, io ne ho aggiunte altre perché faceva figo.
Ecco, la grip questa non è nera, ma è sempre dark earth tan. Sì, è esattamente uguale alla mia, soltanto in versione tan. Okay. Lui l'ha modificata. Io gli ho messo una grip figa ICS perché faceva, ovviamente faceva figo. Perché è un tutto figo. Quindi, possiamo fare... Basta, che video che bello, vai tranquillo. Allora, adesso è tutto. Da M è tutto, ti vi saluta che è sempre al bar. E niente. A lavorare, non a bere, perché non è una bracone. Vi ricordo sempre, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Io metterei un mi piace, fossi in voi, se no vi faccio venire una fiddle che vi sponda l'ano con non so cosa. E non vi spiegheremo mai cos'è una fiddle, quindi potete mangiare quello che volete. Non è una cosa bella. No, comunque, assolutamente no. Per il resto commentate, facciti domande, che magari facciamo anche un vlog a parte solo per le domande. E niente, andate sulla pagina Facebook, che lì ci sono anche piccoli video che non ci sono su YouTube, piccole informazioni che abbiamo. Chiedeteci qualsiasi cosa vi passa per la testa. Avete un dubbio, chiedete, noi cercheremo di risolverlo, giusto? Giustamente. Chiudiamo qua. Sì, basta. A posto. La S è tutto. L'abbiamo già detto, a posto. Lo ripetiamo, la S è tutto. M uguale, T al lavoro. Ciao. Ciao a tutti ragazzi. Bidu!